Potrebbe essere che mi vedrai al telegiornale e scoprirai ciò che ti ho nascosto. Ma, per favore, non dimenticare la tua promessa dopo averlo scoperto. È il 1° maggio 2021 quando Saqib Ayub invia questo messaggio a una ragazza in Pakistan con cui ha una relazione. Il giovane è in preda all'ansia. Da alcune ore a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, non si hanno più notizie della sua promessa sposa, Saman Abbas. La 18enne pakistana è stata uccisa dai propri familiari nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Saman è stata punita dai genitori, Shabar Abbas e Nazia Shahin, condannati all'ergastolo nei mesi scorsi, per la relazione che aveva intrapreso con Saqib. La giovane è morta perché si sentiva intrappolata. Da un lato, le regole oppressive imposte dai genitori, dall'altro, il desiderio di libertà e di una vita accanto all'uomo che non è riuscito a proteggerla. Nelle 600 pagine che spiegano le motivazioni della condanna dei genitori di Saman e dello zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni, emerge un fatto sconvolgente. Saqib aveva altre relazioni. Scambiava messaggi con numerose ragazze, corteggiandole come faceva con Saman. Tra il 1 maggio e il 17 giugno 2021, giorno in cui il telefono di Saqib viene sequestrato, i messaggi scambiati con altre ragazze ammontano a così tanti da riempire 5.000 pagine di tabulati. Tra queste conversazioni, una in particolare ha catturato l'attenzione. Esaminando i tabulati, si è notato che Saqib comunicava frequentemente con una ragazza pakistana che conosceva sin dal 2016, da molto tempo quindi. Con lei, Saqib condivideva promesse di un futuro insieme, scrivendole spesso «Meri Jaan», che in urdu significa «vita mia», le stesse identiche parole che usava con Saman. È importante ricordare che Saqib si era costituito parte civile al processo, chiedendo un risarcimento che gli è stato negato. Tuttavia, mentre Saman rischiava la vita e moriva per quell'amore ideale che la faceva sentire libera e per cui si era ribellata ai genitori, Saqib la tradiva. L'altro giovane che si è costituito parte civile nel processo è Ali Haider, il fratello di Saman, oggi ventenne. A 3 mesi dalla sentenza di condanna dei suoi genitori, Ali racconta per primo cosa avvenne quella tragica notte. «Mio zio ha ucciso mia sorella. Ricordo tutto molto bene. È successo davanti ai miei occhi. Lo zio l'ha strangolata e poi l'ha portata via nelle serre. La realtà è più complessa di così. Ali, infatti, non ha ricevuto alcun risarcimento in primo grado, poiché fu lui a consegnare le prove della relazione di Saman con Saqib ai suoi genitori, prove che hanno portato alla condanna a morte della giovane». Il giovane intervistato indossa una tuta viola piuttosto appariscente. I suoi capelli sono lunghi, ricci e arruffati, e i lobi delle orecchie brillano grazie a 2 grandi orecchini di cui è molto orgoglioso. Racconta che in Pakistan non potrebbe portarli, poiché i piercing sono consentiti solo alle donne. Per gli uomini sono vietati, altrimenti si rischia di essere considerati omosessuali. La stessa regola vale per gli anelli. Gli uomini possono indossarne solo uno, e i bracciali. Una manica della felpa è leggermente sollevata, lasciando scoperto un grande tatuaggio sull'avambraccio sinistro, un'altra trasgressione di cui va fiero. Ali si irrigidisce quando gli viene chiesto di Saqib. Risponde: «Non mi è mai piaciuto. Ha sfruttato tutta la situazione. Questa è la mia opinione. Ora lui vivrà felice». Un chiaro riferimento alla nuova vita di Saqib. Durante il processo, Ali ha dichiarato di non aver mai immaginato che la sua famiglia potesse arrivare a tanto, cioè a uccidere la sorella. «Non avrei mai pensato che potessero fare una cosa del genere. Credevo rimanessero solo parole». E invece, quelle parole si sono trasformate in un omicidio orribile.